Encontrarvi e per esprimervi un sentimento che sale dalle profondità del cuore, è l'affetto del vostro fratello, è l'abbraccio fraterno della Chiesa Cattolica intera che vi vuole bene e vi è vicina. Negli anni scorsi le visite e gli incontri tra le nostre chiese, sempre tanto cordiali e spesso memorabili, si sono, grazie a Dio, intensificati. La provvidenza vuole che, proprio nel giorno in cui si ricordano i santi apostoli di Cristo, siamo nuovamente insieme per rinforzare la comunione apostolica fra di noi. Sono molto grato a Dio per la reale ed intima unità fra le nostre chiese e vi ringrazio per la vostra fedeltà al Vangelo, spesso eroica, che è un dono inestimabile per tutti i cristiani. Il nostro ritrovarci non è uno scambio di idee, è uno scambio di doni. Raccogliamo quello che lo Spirito ha seminato in noi, come un dono per ciascuno. Condividiamo con grande gioia i tanti passi di un cammino comune già molto avanzato e guardiamo davvero con fiducia al giorno in cui, con l'aiuto di Dio, saremo uniti presso l'altare del sacrificio di Cristo, nella pienezza della comunione eucaristica, verso quella meta tanto desiderata. Siamo pellegrini e pellegriniamo insieme, affidando il cuore al compagno di strada, senza sospetti, senza diffidenze. In questo tragitto ci precedono e accompagnano molti testimoni, in particolare i tanti martiri che hanno sigillato col sangue la comune fede in Cristo. Sono le nostre stelle in cielo che risplendono su di noi e indicano il cammino che ci resta da percorrere in terra verso la comunione piena. Tra i grandi padri vorrei riferirmi al santo cattolicos Nerses Schnorhali. Egli nutriva un grande amore straordinario nei confronti del suo popolo e delle sue tradizioni ed era al contempo protesso verso le altre chiese, instancabile nella ricerca dell'unità, desideroso di attuare la volontà di Cristo, che i credenti siano una sola cosa. L'unità non è infatti un vantaggio strategico da ricercare per mutuo interesse, ma quello che Gesù ci chiede e che sta a noi adempiere con la buona volontà e con tutte le forze per realizzare la nostra missione, donare al mondo con coerenza il Vangelo. Per realizzare la necessaria unità non basta, secondo San Nerses, la buona volontà.